Sì, grazie, grazie per la sua introduzione. Buonasera a tutti e a tutte le persone che sono collegate. Inizio con il condividere la breve presentazione. Come diceva, oggi vi parlerò di quelle che sono le opportunità, della futura PAC per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici, con particolare riferimento alle aziende ortofrutticole. Quando parliamo di PAC, chiaramente, parliamo di un grande capitolo finanziario, anche il più grande strumento di programmazione, per il settore agricolo che interessa chiaramente, la politica comunitaria. Parliamo di regolamenti di base che trovano chiaramente la definizione a livello comunitario, con degli atti di base, degli atti delegati, vengono poi cascati, di riflesso, sugli stati membri dell'Unione Europea. Parliamo di PAC 2023-2027 perché? Perché il 2022, è ancora un anno di transizione, la nuova PAC partirà con un po' di ritardo, quindi partirà l'anno prossimo e, abbiamo iniziato a lavorarci già da tempo, nel giugno del 2018. La Commissione ha iniziato a fare le proprie proposte legislative, che sono state esaminate, chiaramente, CIA per il lavoro che fa, quindi come organizzazione di rappresentanza agricola, sono state condivise con gli stakeholder, dopodiché chiaramente si è avviato, la discussione tra i colegislatori e il confronto, i triloghi. Nel novembre del 2020, sono state rese pubbliche anche le posizioni del Consiglio e del Parlamento, per arrivare poi nel giugno del 2021 all'accordo sulla futura riforma della PAC. Da ultimo, a dicembre 2021, abbiamo avuto l'adozione formale con la pubblicazione in gazzetta dei tre regolamenti e entro il 31 dicembre 2021 l'Italia, ha presentato come gli altri stati membri il proprio piano strategico nazionale, quindi il proprio strumento con cui intende declinare le opportunità legate alla PAC a livello nazionale. Gli obiettivi, sono degli obiettivi, nove obiettivi, quindi che vanno da obiettivi più legati alla competitività ad altri come il contrasto ai cambiamenti climatici, alla tutela dell'ambiente, fino ad arrivare al sostegno al ricambio generazionale, alla conservazione del paesaggio, la tutela delle aree rurali e la protezione della salute e della qualità del cibo. Quindi possiamo sintetizzare i nove obiettivi della PAC in un obiettivo macro, che è quello di garantire la sostenibilità economica, sociale e ambientale. È una PAC nuova, quindi è una PAC che per molti versi riprende quello alle esperienze passate, ma guarda al futuro chiaramente con un'ambizione più marcatamente green, quindi è una PAC definita a tutti gli effetti più verde. È una PAC più tarata, sulle performance e sui risultati rispetto al passato. Chiaramente una grande politica non poteva, come la PAC, non poteva che innestarsi, su, una grande sfida, che è la sfida del Green Deal. Agricoltura e aree rurali sono al centro del Green Deal. E quindi la PAC sarà cruciale per raggiungere le ambizioni della Farm to Fork e della strategia per la biodiversità, che rappresentano appunto le strategie chiave, nell'ambito del pacchetto del Green Deal per il sistema agricolo. E quindi abbiamo iniziato col tempo a parlare di una vera e propria architettura verde, un'architettura verde che, avrà i suoi capisaldi, sostanzialmente in tre, quattro aspetti della PAC, ma si può dire che tutta la PAC è permeata, di questa ambizione, di performance climatico-ambientali. Condizionalità rafforzata. Chi ha dimestichezza con gli strumenti della PAC sa che gli agricoltori, per poter beneficiare del sostegno della PAC, devono, essere, in condizioni di, poter osservare dei criteri di gestione obbligatoria e anche delle buone condizioni agronomiche e ambientali. Tutto ciò è stato rafforzato con la nuova PAC, quindi avremo una maggiore, ambizione dal punto di vista dei requisiti minimi per poter accedere al, sostegno della PAC. Ci saranno gli ecoschemi. Gli ecoschemi sono in realtà una grande novità, rispetto al passato e, in termini, tecnici si chiamano regimi per il clima e per l'ambiente. C'era una discreta,
possibilità per gli stati membri di scegliere, chiaramente sulla base di linee guida, raccomandazioni che la Commissione aveva prospettato, quelli che erano le linee di intervento a propria discrezione su cui voler puntare. Gli ecoschemi di fatto sono una parte dei pagamenti diretti, quindi di un capitolo fondamentale del primo pilastro, e gli ecoschemi sono in realtà un premio a comportamenti virtuosi e comportamenti soprattutto volontari che l'agricoltore mette in campo e sono, come dire, è un tassello suppletivo rispetto al pagamento di base, che ora viene definito pagamento di base per la sostenibilità. Appunto, si tratta di strumenti volontari che però dovranno avere un certo peso, che saranno il 25% sulla riserva dei pagamenti diretti. E abbiamo poi un altro grande capitolo, che è il capitolo dello sviluppo rurale. Chi fa agricoltura, imprenditori agricoli, ma anche chiaramente operatori, sanno che nello sviluppo rurale c'è possibilità, e questo continuerà ad avvenire per gli investimenti, e quindi avremo anche tutta una serie di opportunità legate agli investimenti, sia di natura aziendale che di natura collettiva e di area, direi, che continuano a essere confermati. E in più avremo, l'Italia ha scelto ben 26 azioni per il clima e per l'ambiente, le cosiddette ACA, più tutta una serie di altre opportunità che mirano appunto a rafforzare questa ambizione verde. Sarà possibile, l'Italia lo farà, spostare delle risorse tra i classici pilastri della PAC, e sono confermati come uno strumento che è risultato assolutamente vincente i programmi operativi per le organizzazioni di produttori. Quindi quella che noi in precedenza chiamavamo OCM continuerà a vivere, continuerà ad essere rafforzata, e parleremo ora di interventi settoriali che sono ampiamente collocati nel piano strategico nazionale, per cui continueremo ad avere i programmi operativi per l'ortofrutta, e il focus di oggi è proprio sull'ortofrutta. L'OCM ortofrutta è molto matura, è un OCM di lunga tradizione, continuerà senza enormi stravolgimenti, chiaramente con delle modifiche, a proseguire. Quindi nel futuro, dal 2023 in poi, continueremo ad avere l'OCM per il settore olivicolo, con tanti cambiamenti, l'OCM olio, l'OCM vitivinicola, e in più l'Italia ha scelto di destinare, creare una nuova OCM, che è l'OCM per il settore delle patate. Questa è una novità rispetto al passato. Anche le spese dei programmi operativi, lo vedremo più avanti, dovranno contribuire agli obiettivi per il clima e per l'ambiente. Chiaramente ho avuto anche in tutta questa presentazione un focus particolare a questa nuova ambizione green, perché stasera parleremo di gestione del rischio, parleremo di obiettivi climatico-ambientali, perché questi sono dei cardini, dei punti di riferimento per la futura PAC. Come vi dicevo, chiaramente la PAC si innesta rispetto al pacchetto del Green Deal, in particolare ha un suo dialogo con la strategia Farm to Fork, che è la strategia che si prefigge l'obiettivo di aumentare la sostenibilità del sistema alimentare nella sua complessità, quindi dalla produzione fino al consumo. Si parla di consumo sostenibile, si parla di riduzione degli sprechi. Quindi le sfide chiaramente attengono in maniera diretta, in maniera molto forte, il sistema produttivo, quindi il sistema agricolo, perché l'obiettivo è, scusate la banalizzazione, ridurre l'uso della chimica, quindi ridurre l'utilizzo degli agrofarmaci, fertilizzanti per il settore zootecnico, gli antimicrobici, ed aumentare il numero di terreni agricoli biologici a livello europeo. Queste sono le sfide chiaramente che attengono il sistema produttivo. Ci sono tanti studi di impatto che sono stati commissionati e che stanno dando degli scenari rispetto agli obiettivi che ha indicato la Farm to Fork. Però chiaramente si parla anche di etichettatura, si parla appunto di contrasto allo spreco. Da ultimo abbiamo il tema appunto di molto attenzionato proprio sull'etichettatura, per cui la Farm to Fork chiaramente non si ferma a questi punti. Io ho estrapolato i punti che sono chiaramente le sfide per il sistema agricolo, per la sua complessità, e in particolare anche per il sistema ortofrutticolo. E quindi, come vi dicevo prima, la PAC riconosce chiaramente, questo è
così estrapolato direttamente dal regolamento sui piani strategici, c'è la consapevolezza che l'esposizione sui mercati, i cambiamenti climatici e l'associata frequenza e gravità di eventi meteorologici estremi, come pure le crisi sanitarie e fitosanitarie, stasera parliamo di ortofrutta, tutti conosciamo l'impatto di alcune avversità, come per esempio la cimice asiatica, possono comportare dei rischi di volatilità dei prezzi. I prodotti ortofrutticoli sono prodotti molto deperibili, quindi soggetti già di per sé a una certa volatilità dei prezzi, ma anche una certa pressione, una crescente pressione sui redditi, in particolare ai produttori agricoli primari. Quindi, benché venga riconosciuta comunque agli agricoltori la, come dire, la responsabilità di assumere delle decisioni relativamente alle strategie aziendali per aumentare la propria resilienza, c'è la consapevolezza che è necessario istituire un sistema solido di riferimento per la gestione del rischio. Come vi dicevo prima, la PAC contribuisce chiaramente al bilancio dell'Unione e quindi anche agli obiettivi in materia di clima e contribuisce appunto alla realizzazione degli stessi. Il 31 dicembre 2021 è stato quindi lo spartiacque per la consegna del Piano Strategico Nazionale Italiano, che quindi aiuterà poi a declinare l'attuazione della PAC dal 2023. Ci sono state le riunioni attraverso un tavolo di partenariato molto allargato e diversi obiettivi sono stati inclusi, obiettivi macro, pensate che è un testo chiaramente molto molto complesso e con una serie di, insomma, di indicazioni, di strumenti che riguardano tutto appunto la PAC e tra gli obiettivi che l'Italia si è data ce ne sono alcuni che attengono più specificatamente la competitività oppure la resilienza appunto delle aree rurali, trasferimento dell'innovazione, della conoscenza, e poi c'è l'obiettivo che ho estrapolato per la discussione di oggi, che è appunto quello di migliorare le performance climatiche e ambientali dei sistemi produttivi. In particolare, io ho voluto focalizzare su tre aspetti che hanno forte interesse per il settore produttivo primario ortofrutticolo e quindi l'obiettivo di ridurre l'utilizzo dei fitofarmaci e dei fertilizzanti, che nella strategia che l'Italia si è data, può essere conseguito e traguardato attraverso pratiche come l'agricoltura biologica, la produzione integrata o le pratiche agroecologiche, chiaramente l'utilizzo di sottoprodotti, innovazioni varietali e tutto quello che ha a che fare con tecniche innovative e moderne, come il precision farming. Per quanto riguarda la riduzione dell'erosione e del degrado del suolo, si mira a rafforzare quelle che sono le pratiche agronomiche conservative e il riuso della sostanza organica, ma anche il monitoraggio della salute e dei suoli. E infine abbiamo la parte sull'uso sostenibile dell'acqua, quindi acqua, suolo e comunque gestione degli input produttivi sono aspetti cruciali per la produzione ortofrutticola, e l'obiettivo è appunto, quello di consumare di meno, ridurre le perdite, quindi immagazzinare più risorsa idrica anche grazie alle nuove tecnologie, alle nuove tecniche e attraverso nuove varietà che possano essere più resilienti e quindi più adatte anche ad affrontare la sfida della riduzione della risorsa idrica. Qualcosa sul sistema ortofrutticolo italiano nella sua complessità, prima di passare a un'analisi più dettagliata degli strumenti, quelli che saranno gli strumenti futuri, appunto, resi disponibili dalla PAC. Parliamo di un sistema molto complesso, molto articolato, fatto di tanti segmenti, va dalla frutta fresca, la frutta in guscio, gli agrumi, l'uva da tavola, gli ortaggi, e per alcuni di questi l'Italia è posizionata su livelli di leadership a livello mondiale. Incide per il 25% della produzione agricola nazionale, quindi un settore a forte rappresentatività ed è un settore che è organizzato, come dicevo prima, grazie anche alle opportunità legate all'OCM, ha raggiunto un certo grado di maturità per quanto riguarda l'organizzazione in organizzazioni di produttori. Circa più o meno la metà della produzione ortofrutticola italiana è commercializzata dalle organizzazioni di produttori, tuttavia registriamo comunque ancora la sussistenza di condizioni di eterogeneità per quanto riguarda la dimensione, i volumi di produzione commercializzata e anche un certo gap tra nord e sud. Al
al nord abbiamo meno P e che hanno valori di produzione mediamente più elevata, al sud abbiamo in realtà numericamente, numero ma numericamente rilievo maggiore, però di dimensioni più contenute. È difficile parlare, fare una fotografia sintetica del Scusi se sì. se, dottoressa, scusi se la interrompo, ma non riusciamo a vedere le slide che lei Ah. probabilmente sta scorrendo. Vediamo sempre la prima e le slide, diciamo, al laterale. Ecco, Adesso adesso riesce? sì, Ah, un adesso peccato. sì, adesso sì. Poteva Quindi tranquillamente interrompermi. chiedo scusa, ma pensavamo che così, insomma, le avesse fatte girare successivamente. No, Dunque, stavo possiamo. facendo girare, però mi dispiace. Adesso riuscite Ok, a seguire, vero? sì, adesso siamo sulla slide del sistema ortofrutticolo italiano, quindi Ok, provo probabilmente anche non c'è la ad condivisione. aumentare un Si pochino lo vedono. zoom, così, insomma, così magari riuscite a Ecco, così seguirmi vediamo meglio. Ok, perfettamente. Perfetto, benissimo. grazie, mi scusi. No, grazie a lei. E, quindi dicevo, diventa difficile semplificare, no? In una slide, fare una fotografia di quello che è il sistema, appunto, il sistema complesso, il sistema ortofrutticolo italiano, però, e quindi anche dei punti di forza, punti di debolezza, chiaramente dovendo focalizzare su quelle che sono le opportunità legate alla PAC. Mi sono sentita mettere a fuoco quelli che sono, insomma, a mio avviso, per la mia esperienza, i principali punti di debolezza e le minacce, quindi la grande pressione dei mercati esteri, del prodotto estero, e anche l'arrancare rispetto al tema della competitività rispetto ad altri produttori comunitari del bacino del Mediterraneo, l'effetto sempre crescente dei cambiamenti climatici e delle fitopatie, la limitata per certe in particolare produzioni o per certi reali adozione di strumenti per la gestione del rischio e la posizione dell'agricoltore ancora debole per quanto riguarda la catena del valore. Provo a mettere però adesso il successivo. Ok, quindi tornando a quali possono essere gli strumenti futuri a disposizione del settore, chiaramente con riferimento alla PAC. Abbiamo parlato nella mia introduzione dei pagamenti diretti, che sono diciamo, la parte che assorbe un numero rilevante di risorse, delle risorse della politica comune, e pagamenti diretti con le nuove opportunità legate agli ecoschemi. Viene confermato quello che è l'obiettivo. Scusatemi, viene confermato il sostegno accoppiato, che è uno strumento attraverso cui vengono aiutati i settori o ad affrontare in quanto tale oppure ad affrontare particolari criticità. Nell'ortofrutta tradizionalmente si è garantito il sostegno accoppiato al pomodoro da industria, questo continuerà ad avvenire, e in più una novità rispetto al passato, avremo il sostegno accoppiato anche per quanto riguarda gli agrumi. Tra le grandi novità, insieme a quello dell'ecoschema di cui vi ho parlato, c'è l'istituzione di questo fondo di mutualizzazione al primo pilastro, quindi una gestione del rischio che affianca gli strumenti più o meno tradizionali che continueremo a trovare, questo fondo di mutualizzazione che appunto si alimenta di una parte di risorse del 3% rispetto ai pagamenti diretti e consentirà di coprire il rischio rispetto ad avversità catastrofali, per gli agricoltori che beneficiano della PAC. Come vi dicevo in introduzione, continuerà ad avere una sua funzionalità, quella che noi chiamiamo CM, ma che dovremmo iniziare a chiamare interventi settoriali per il settore ortofrutticolo, continuerà lo sviluppo rurale e poi c'è la novità dell'ACIS legata ai sistemi di consulenza. Scendo un attimino più nel dettaglio rispetto a questa panoramica generale. Vi preciso che chiaramente con questa mia presentazione scenderò adesso a un livello leggermente più tecnico, all'obiettivo di darvi soprattutto delle suggestioni, una panoramica, un overview su quelle che sono le scelte, le opportunità legate chiaramente ai regolamenti, quindi alla riforma, le scelte che ha iniziato a fare l'Italia, però chiaramente non siamo ancora ad un livello operativo al 100% perché alcune decisioni ancora devono essere assunte e alcune scelte ancora devono essere implementate. Vi parlavo all'inizio dell'ecoschema, quindi il regime per il clima e per l'ambiente.
Quali possono essere questi ecoschemi? Sono cinque appunto gli ecoschemi che l'Italia ha inserito nel proprio piano strategico nazionale, sono di interesse per il settore ortofrutticolo, in particolare l'inerbimento, le colture arboree e le misure specifiche per gli impollinatori. Allora, l'inerbimento incide più o meno per il 19% rispetto al totale degli ecoschemi, quindi parliamo più o meno di 155 milioni, e saranno ammissibili tutte le superfici occupate dalle colture permanenti, per cui le legnose agrarie, ma anche le specie arboree a rotazione rapida, su cui sono rispettati appunto degli impegni di gestione del suolo, di inerbimento spontaneo artificiale e di non lavorazione di suolo nell'interfila e di ulteriore limitazione dell'uso di fitosanitari sull'intero campo. Sarà possibile, sembra comunque poter gestire la copertura con una trinciatura. Le prime stime parlano più o meno di un pagamento di 120 euro ad ettaro che si potrebbe, diciamo, sommare al pagamento di base. Poi ci sono le misure specifiche per gli impollinatori, che è un ecoschema a cui la CEA ha visto con grande maniera molto positiva, anche accompagnato l'introduzione di questo ecoschema specifico, e prevede appunto l'ammissibilità al pagamento di superfici sia seminativo che occupate da colture arboree permanenti, su cui sono rispettati impegni relativi alla coltivazione di quelle che chiamiamo appunto colture a perdere, che sono, diciamo, delle colture di interesse mellifero, e nei seminativi oppure nell'interfila delle colture permanenti, chiaramente senza uso di diserbanti e cercando di avere delle attenzioni rispetto ad una serie di gestione del campo nella sua totalità. Passando invece agli impegni agroclimatico-ambientali, quindi passiamo allo sviluppo rurale, l'Italia ha individuato ben 26 di quelle che appunto chiamiamo ACA, che sono gli impegni agroclimatico-ambientali e lo sviluppo rurale. C'è la produzione, io ne ho selezionate alcuni che possono avere interesse per la produzione ortofrutticola, per gli agricoltori che fanno ortofrutta, e sono appunto la produzione integrata, conosciuta da tutti, l'uso sostenibile dell'acqua, tecniche di lavorazione ridotta dei suoli, apporto di sostanza organica, anche qui l'inerbimento, il supporto alla gestione di investimenti non produttivi, riduzione dell'impiego di fitofarmaci e agricoltura di precisione. E in più c'è tutto il capitolo dell'agricoltura biologica, in cui viene incentivata sia il mantenimento che la conversione, e che prevede una dotazione, insomma, interessante, e che chiaramente aiuterà l'Italia anche a traguardare appunto l'obiettivo della Farm to Fork di un certo numero di superfici a produzione biologica, per quanto l'Italia già comunque abbia delle performance alte da questo punto di vista. Si tratta degli impegni, un po' li conosciamo già, degli impegni di natura pluriennale. Cosa invece posso dirvi rispetto all'ex OCM, quindi agli interventi settoriali per l'ortofrutta? Le organizzazioni produttori, molti di voi lo sapranno, sono costituite su proposta, su iniziativa dei singoli produttori, quindi sono costituite dai produttori e che possono appunto mettere in campo delle progettualità e avere un aiuto finanziario dell'Unione che è in qualche modo modulato rispetto al valore di produzione commercializzata. Quindi i programmi operativi sono dei programmi di attività che beneficiano dell'aiuto finanziario dell'Unione. Attraverso questo strumento si è inteso porre dei paletti rispetto alla percentuale minima che deve essere dedicata alla spesa, per esempio per ricerca e sviluppo, ma anche un limite per quanto riguarda la spesa destinata a obiettivi climatico-ambientali. Oggi è il 10, diventerà il 15. I programmi operativi sono appunto delle progettualità macro collettive anche a disposizione dei singoli agricoltori, che hanno vari obiettivi: il miglioramento della qualità, delle condizioni di commercializzazione, e la promozione. E in questo caso verrà posto un accento tra gli obiettivi, insomma, che si potranno conseguire: c'è anche la promozione, lo sviluppo e l'attuazione di metodi e tecniche di produzione rispettosi dell'ambiente e di pratiche di produzione resistenti agli organismi nocivi e alla malattia. E ci sarà poi l'obiettivo da declinare attraverso una serie di interventi per proprio contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento. Questo per dirvi che quindi nessuno potrà considerarsi esonerato appunto dal contributo
contributo alla sfida, che è la sfida lanciata dalla PAC, quindi che dovrà essere traguardata di miglioramento, ecco, dell'impatto ambientale, quindi inteso come adattamento e contrasto anche ai cambiamenti climatici. Per quanto riguarda invece lo sviluppo rurale, e chiuderò la mia carrellata di opportunità portandovi un po' quello che è stato inserito nel piano strategico da parte dell'Italia attraverso lo sviluppo rurale, quindi abbiamo visto i pagamenti diretti con la novità degli ecoschemi e in particolare l'interesse in erbimento e interventi per gli impollinatori. Siamo passati attraverso le organizzazioni dei produttori, quindi gruppi costituiti che implementano un programma operativo e quindi fanno una progettualità collettiva, anch'essa deve contribuire agli obiettivi climatici ambientali, fino ad arrivare allo sviluppo rurale. Lo sviluppo rurale con le 26 azioni climatico-ambientali, con tutta una serie di, diciamo, di aspetti che chiaramente qui non ho trattato, potevamo fare una disamina totale della PAC, però ho inserito quelli che erano secondo me gli aspetti più pertinenti della discussione di oggi. E concludiamo con quelli che sono come dire, i capitoli di investimento legato alla PAC. Quindi avremo, anche qui ho fatto una selezione di quelli che sono più pertinenti per il nostro argomento, quindi avremo la possibilità di fare, soprattutto la disponibilità delle aziende, degli investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende, quindi investimenti, come dire, tipicamente economici, che però hanno diverse finalità, tra cui anche l'incremento delle prestazioni climatico-ambientali, per esempio attraverso la riduzione e l'ottimizzazione dell'utilizzo degli input produttivi, compreso l'approvvigionamento energetico ai fini dell'autoconsumo, e la riduzione e gestione sostenibile dei residui di potatura. Qui ho estrapolato esattamente quello che è stato riportato nel piano strategico nazionale, e l'introduzione dell'innovazione tecnica e gestionale dei processi produttivi, inclusa la digitalizzazione. Chiaramente tutto il tema dell'innovazione, tutto il tema della digitalizzazione è altrettanto presente nella PAC, che poi chiaramente trova un suo raccordo anche con le scelte che si stanno facendo attraverso l'altro grande capitolo finanziario a disposizione del settore agricolo, in generale del settore produttivo, che è quello del PNRR. Quindi c'è comunque anche tra strumenti programmatori PAC e PNRR un dialogo e chiaramente un'integrazione. Sarà possibile attraverso lo sviluppo rurale, quindi anche fare investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale. Questo è il vero praticamente trade union tra la produzione e la tutela ambientale, e avremo investimenti di diversa natura, in particolare estrapolato gli investimenti per la mitigazione dei cambiamenti climatici. Avremo poi investimenti, potranno essere finanziati investimenti per la tutela delle risorse naturali, ma anche investimenti per il benessere animale. E in questo caso avremo appunto investimenti, per esempio, per la razionalizzazione dei processi produttivi agricoli, per ridurre le emissioni di gas climalteranti, altri agenti inquinanti dell'aria, e per aumentare la capacità di sequestro del carbonio nel suolo, ma anche per esempio la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in particolare favorendo l'utilizzo di prodotti e sottoprodotti di varia origine agricola, chiaramente zootecnica e forestale. E abbiamo anche delle opportunità sul fronte irriguo. Diciamo, fronte energetico, fronte irriguo, sono ambiti particolarmente valorizzati nelle opportunità di investimento che l'Italia ha scelto. Ci sono poi altre 5 grandi capitoli, che sono gli investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientali, per esempio, che dovranno aiutare ad arrestare la perdita di biodiversità, anche migliorare la qualità dell'acqua. Abbiamo investimenti, questi di forte interesse secondo me, per il mondo delle imprese agricole, quindi per la prevenzione e il ripristino del potenziale produttivo agricolo, quindi attengono chiaramente la prevenzione anche di eventi climatici, danni biotici, abiotici, quindi aiuteranno anche il sistema delle imprese ad attrezzarsi, quindi sia sul fronte, diciamo, ex post, che sul fronte preventivo, quindi ex ante. Poi ci sono tutta una serie di capitoli che ritengo abbiano una portata, diciamo, di natura più ampia, quindi di natura collettiva, di natura d'area, che sono gli investimenti in infrastrutture,
di diversa finalità, anche in questo caso più a sviluppo socio-economico o a finalità ambientale, per esempio appunto viabilità, reti, produzione di energie rinnovabili, anche in questo caso infrastrutture irrigue. E poi ci sono gli investimenti non produttivi delle aree rurali, che però mi piace collegare, come dire, all'opportunità del settore agricolo, del settore ortofrutticole in particolare, di un arricchimento, perché consentono la riqualificazione paesaggistica, ambientale e il rafforzamento delle aree rurali, che è quello di cui abbiamo molto bisogno. Chiudo col capitolo della gestione del rischio, che potrà quindi essere, la gestione del rischio verrà trattata quindi in una maniera innovativa attraverso il fondo di mutualizzazione di cui vi abbiamo parlato, il fondo che sarà alimentato dal primo pilastro, continuerà ad essere svolta attraverso il mondo delle organizzazioni dei produttori, in cui abbiamo un capitolo attualmente importante di prevenzione e gestione di crisi, da cui le OP, le organizzazioni dei produttori, attingono e che utilizzano appunto per le loro progettualità. Attualmente le OP possono, per esempio, assicurarsi per le perdite commerciali legate, per esempio, ai mancati conferimenti per avversità meteoriche oppure climatiche oppure per avversità fitopatologiche. Continuerà chiaramente anche la gestione del rischio attraverso lo sviluppo rurale, quindi attraverso le assicurazioni, i fondi di mutualizzazione e appunto i fondi per la stabilizzazione del reddito. Io avrei concluso qui la mia presentazione. Spero di non avervi annoiato troppo. Grazie mille, dottoressa, per questa parte.